faccio anch'io. Dal portierone del presente grigio-rosso Marco Carnesecchi ad un protagonista del passato come Gigi Gualco, dallo Zini a Wembley, ma anche dal pugilato col boxer Nicolas Esposito al canottaggio con le giovani Maria Sole Perugino ed Elena Sali, passando per il ciclismo con chi ha portato il Giro d'Italia a Cremona Fulvio Feraboli e al basket con la Juve di Enrico Ferraroni. C'è chi lavora dietro le quinte come il team manager della Cremonese Federico Dall'Asta, la storica segretaria Lella Bacchetta, Alessandro Corbari di Disabilità, che ha fatto dell'inclusione un obiettivo quotidiano, e poi il ricordo di Gianluca Vialli, sempre nei pensieri grigiorossi, il club Attilio e Domenico Luzzara, presieduto da Vito Raina, per il 43esimo anno ha premiato gli sportivi più meritevoli, partendo dal grigiorosso e azzurro Marco Carnesecchi, reduce dalla seconda vittoria consecutiva della sua Cremonese e da un'annata che lo ha portato alla corte del CT Mancini. Un premio importante che arriva il giorno dopo la seconda vittoria consecutiva di questa Cremonese, che adesso ha l'obbligo di continuare a crederci. No, è un premio importantissimo per la città di Cremona, per me stesso, per tutta la società, e siamo contenti della vittoria di ieri. È stata una vittoria fondamentale per riaprire un campionato che fino a due settimane fa sembrava chiuso, e ora ci crediamo tutti insieme, siamo ancora vivi e prepariamo al meglio la prossima partita, perché sarà fondamentale. Con il racconto del giornalista Giorgio Barbieri è stata scandita una mattinata di festa al centro sportivo Stradivari di Cremona, che ha visto tra i nominati per il premio anche il fisioterapista Enrique Miguel e Maurizio Martinelli, presidente onorario dello stesso club Luzzara. Innanzitutto ringraziamo